Buongiorno, buon martedì. Io sono le 9:15 e tra pochi proprio minuti dobbiamo scendere giù per prendere il pulmino. Comunque stamattina mi sono già sistemata qua. E con questo prodotto, con gli spasmi, vi parlo stamattina. Ho pulito tutto qui, qui. Il tavolo, ho sistemato il divano. Ora ho aperto le finestre così faccio areggiare, poi quando risalgo giusto il letto lo preparo tutto. Adesso scendo prima che poi arrivi il pulmino e lo perdiamo. Anche se ogni volta siamo noi che aspettiamo 15 minuti giù, comunque meglio che aspettiamo noi perché lui non aspetta. E quindi io vi saluto e ci aggiorniamo dopo. Allora, passato la scopina e ho fatto una passata con lo straccio a terra, molto velocemente. Adesso ho messo a lavare i tappeti e gli straccetti. Una passata l'ho fatta anche ai balconi, perché col fatto che aveva piovuto c'era proprio brutto, e quindi col fatto che esco la mattina per aprire le persiane. E ho detto, una volta che ci sono, una passata ce l'ho fatta. E niente, ma ho messo la pentolina con i piselli. E un altro pochino poi vado a prendere a Chiara. Non ho registrato perché col fatto che ho proprio i minuti contati, vado proprio così veloce. E niente, ci aggiorniamo comunque più tardi. Allora, è una tecnica pittorica,
mamma mia, quanti starnuti. E niente, ho messo il sugo a cucinare e mi sono dato una pulitina ai tre cassetti. Veramente dovrei pulire anche qua del pane. Vediamo se riesco, perché prima vuole per telefono Samuele, che già si è preso il suo, vediamo se me lo fa fare. Più che altro questo che c'erano le molliche, dov'è? Con la luce non si vede, c'erano le molliche del pane che qua diciamo che c'è la base, quindi è abbastanza pulito. Però mo vuole il telefono Samuele, quindi le farò piano, o piano piano adesso oppure domani mattina, mo vediamo. Ci aggiorniamo poi dopo. Allora, si sono fatte le 6:20, poi comunque non ho fatto nulla perché siccome ho iniziato che ho registrato, quindi voglio terminare anche registrando. Però mo si sono fatte le 6:20 che mi metto uno smantello in mezzo mondo. Sì, ma te lo prendo io. E quindi ho fatto solo questi due. Si è fatto brutto! Mamma mia, certi nuvoloni. Sì, mo lo prendo. Certi nuvoloni neri. Mamma mia, oggi è tanta bella come giornata. Infatti, mo vado a chiudere pure le persiane. Ah, Samuele, vedi che cadi così? Mo te lo prendo io, che non ci arrivi là sotto. Tutte le studiano. E niente. Continuerò a registrare domani e poi lo manderò. Intanto, buona serata. Buon proseguimento di serata. A più tardi se riesco, se no direttamente a domani. 2000 years later.
Ma vi faccio vedere tutto, anche se qualcosa l'avevo fatta vedere anche ieri. Questo ho dimenticato veramente. Ma lo aggiusto. Poi ho ordinato questo. Ho ordinato questi qui. Devo andare a fare spesa perché sono mezzi vuoti. E ho ordinato anche quest'altro. E niente, devo fare quello dove c'è la farina. Pare che non faccio casini io quando devo mettere in ordine, aspettate un attimo. Ecco come mi è caduto il bicarbonato. Piccolo disastro. Bevo pulisco. Mi è scivolato proprio dalle mani. Comunque, rimetto in maniera un po' più ordinata. Già scritto, quindi buon mercoledì. Oggi il tempo è brutto, infatti non ho mandato nemmeno i piccoli all'asilo. Pioveva, quindi mettergli giù o scendere con ombrelli, cosa, ma che poi chissà che cosa si perdono, quindi non ce l'ho mandato oggi. Allora, io mi sono pulito gli interni dei mobili, che la maggior parte devo dire che erano abbastanza puliti comunque. Che altro tipo quello del pane, quello dove ci sono i biscotti, quello che si sporca di più. Comunque sono le 12. Sono le 12, ma mi guardo qualche video, qualche campanella. E nel frattempo poi prepariamo qualcosa. Vediamo se facciamo una bella carbonara oggi, perché non ho la più pallida idea di che cosa fare. Né oggi né stasera, quello è il bello, però. Ma per oggi faccio la carbonara, che a me è una cosa sbrigativa. E niente, mi guardo qualche video, nel caso poi ci aggiorniamo dopo. Allora, sto cucinando la carbonara, come avevo detto. Invece per me ho cambiato. Sono voltata dal congelatore, il contenitore che avevo congelato con i ceci. E mo mi sono messo la pasta, quindi io faccio pasta e ceci, che è più leggera. Allora invece io ho fatto, io sto facendo la carbonara, diciamo, sto cuocendo gli spaghetti. Sono l'1 meno 20, meno 10. Meno 10 passate, quasi meno 5 arriva. Buona 10 minuti arriva. E ci aggiorniamo dopo. Mi ha combinato la pentola. Mamma mia, un attimino che mi sono distratta. Il casino qua sulla scopa. Mamma mia. Buon pomeriggio. Sto facendo lo shorts di quello che sto preparando stasera. Così poi lo. A completamento lo mando. Comunque ho fatto una specie di risotto, cioè ho soffritto la cipolla, in una pentola a parte ho messo 2 dadi star,
Ed ecco il nostro grano E finalmente con potrà essere l'acqua e l'ho consumato. fatto sciogliere. Dopodiché ho versato in padella il riso e l'ho fatto tostare e poi l'ho fatto cuocere con l'acqua, diciamo, del brodo, col brodo. Quando era cotto, ma non l'ho lasciato proprio asciugare completamente, l'ho versato qua dentro e sul fondo ho messo pane grattugiato, poi ho fatto uno strato, all'interno ho messo soppressata e provola, adesso l'altro strato di risotto, diciamo, formaggio, pane grattugiato e un filino di olio. Mo' ho acceso il forno a 200 gradi, quando arriva a temperatura ce lo metto dentro. Deve stare dai 40-45 minuti. Loro non ne mangiano, quindi qua io ho preparato il sughetto. E qua c'è il restante riso. E lo mangerò col sugo. E niente. Poi vi faccio vedere il risultato finale, ma anche come shorts poi. Io quando devo registrare il telefono mio ce l'hanno sempre, comunque quello è quello che è rimasto di tutta la teglia, un paio di porzioni più o meno, però adesso l'ho messa lì. Che domani mattina li vado a congelare, anche una domenica sera, sì, la mattina lo tolgo, lo riscaldo in forno ed è buonissimo. E nulla, siamo arrivati alle 9:30 di sera, e io vi mando la buonanotte, sì, vedo di salvarlo e di darlo, e per domani mattina dovrebbe esserci. Grazie a tutti quanti per i bellissimi commenti e ci vediamo domani. E poi a un prossimo video. Buonanotte. Ciao.